storia per una famiglia, com'è la famiglia della nostra diocesi. Ma io mi interessa di averla, perché è così. Quando c'è una bella notizia per un componente di una famiglia, tutta la famiglia è in festa, tutta la famiglia si rallegra e quindi tutta la comunità diocesana è in festa, in particolare il presbiterio, la fraternità sacerdotale, perché un membro della nostra fraternità, un sacerdote, è stato elevato all'incarico, al ministero episcopale, nella persona di Monsignor Cristiano Borgo. Saluto tutti voi qui presenti, a partire dalle autorità, Sua Eccellenza il prefetto, le autorità della nostra città, signor sindaco, questore, presidente della provincia e poi gli amministratori e tutti i carissimi sacerdoti, tutti voi che siete qui. Do lettura del decreto che era super segreto pontificio fino alle ore 12, ma qui i segreti mi sa che... colpa di qualche giornalista forse. Dice: Eccellenza Reverendissima, mi reco a doverosa premura di comunicare a Vostra Eccellenza Reverendissima che il Santo Padre ha nominato il Reverendo Monsignor Cristiano Borgo, del clero dell'Arcidiocesi di Vercelli, attualmente parroco, vicario episcopale per la pastorale, moderatore della Curia, nuovo vescovo di Saluzzo. Approvo ad ogni buon fine il curriculum vitae dell'allegato. La notizia del provvedimento pontificio sarà resa pubblica alle ore 12 di sabato 17 dicembre 2016 e fino a quel momento deve rimanere, come noto, sul segreto pontificio. Profitto volentieri della circostanza per confermare il consenso di distinto ossequio dell'Eccellenza Vostra Reverendissima, Devotissimo Nunzio Apostolico Adriano Bernardini, il nunzio della Chiesa d'Italia. Monsignor Cristiano Borgo è nato a Vercelli il 30 luglio 1968, è giovanissimo, vescovo, forse è tra i più giovani vescovi, sei più giovane, vescovo d'Italia. È entrato in seminario all'età di 12 anni, facendo tutto il percorso formativo previsto. Nel 1993 conclusi gli studi teologici con il baccalaureato su Domenica ed Eucaristia, ha ottenuto il diploma di qualifica in teologia pastorale. Poi si è licenziato in teologia alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Padova e infine nel 2014 nella medesima facoltà ha conseguito il dottorato in teologia con la tesi Il diaconato permanente, una chance per la Chiesa in Italia. È stato ordinato sacerdote il 29 maggio 1993 per l'Arcidiocesi di Vercelli, dove è incardinato e risiede abitualmente. Incarichi. Segretario particolare dell'allora arcivescovo Sua Eminenza Cardinale Tarcisio Bertone, quando è stato qui 25 anni fa vescovo. Poi parroco alla Santissima Annunziata di Monte dei Conti, amministratore della parrocchia di Sant'Antonio Arrione, Isola di Vercelli, parroco a Santa Maria delle Grazie di Candia Lomellina, provincia di Pavia, e rettore delle parrocchie di Terrasa e Mantie.
vice rettore del seminario maggiore di Vercelli, direttore del centro diocesano Vocazioni, responsabile dei ministranti dell'arcidiocesi, amministratore parrocchiale di Cozzo e Lomellina, qui leggo sempre in successione, non leggo tutte le date, vicario generale poi della diocesi di Vercelli dal 2007, membro della segreteria regionale per la pastorale vocazionale del Piemonte, direttore dell'ufficio preadolescente dei fanciulli dell'arcidiocesi di Vercelli, mantenendo gli altri incarichi diocesani. Poi dal 99 parroco cittadino della parrocchia Beata Vergine Assunta nel rione Cappuccini, dove è tuttora 18 anni. 3.000 abitanti, mantenendo incarichi diocesani e regionali. Poi dal 2000 assistente ecclesiastico diocesano della Fuci, cappellano del Comitato Manifestazione di Vercelli, delegato arcivescovile per la pastorale giovanile, assistente diocesano dell'ANSPI, delegato arcivescovile per il mondo dello sport, consulente ecclesiastico diocesano del CSI, delegato episcopale per la pastorale universitaria, responsabile diocesano progetto culturale, CEI, assistente spirituale Pro Vercelli Calcio. Forse non l'ha pregato abbastanza. Vicario episcopale per il mondo giovanile diocesano, prelato d'onore di Sua Santità dal 2007 come Monsignore. Vicario episcopale per la pastorale. Per tutti questi incarichi, che io poi ho confermato da 2 anni e mezzo, scusate, in qualche modo ringraziare Sua Eccellenza, il vescovo emerito, padre Enrico Masseroni. Riconoscere il talento ma anche la bontà di questo sacerdote e valorizzare veramente l'impegno nel ministero a livello parrocchiale, a livello diocesano e anche a livello regionale e nazionale. Quindi grazie veramente, padre. Sapete che è anche autore, scrittore, ha scritto al suo attivo diverse pubblicazioni, cioè La parola ai giovani, edizione San Viola, Vercelli 2005, Progetto educativo, edizione Gallo, Vercelli 2006, L'oratorio, edizione Lito Copi, Vercelli 2008, Verso una catechesi intergenerazionale, edizione sempre Lito Copi, Vercelli 2010, Lettera alle famiglie, edizione San Viola, Vercelli 2010, Il diaconato permanente dal Concilio Vaticano II ad oggi, editrice Verna 2014, Vivere all'ombra dello spirito, lo specchio della vita, Publicom 2015. Forse anche adesso sta scrivendo, c'è qualcosa ancora più. Poi oltre anche a diversi articoli che ha fatto. Io vorrei solo a conclusione proprio dire che c'è questa, vuol dire, duplice sensazione, una di grande gioia perché una famiglia, come appunto la nostra della diocesi, come dicevo, è stata in qualche modo valorizzata per questo dono di avere uno dei suoi membri adesso impegnato in un servizio. Non è nella Chiesa un ruolo di prestigio, di potere, non è un successo, non è una carriera, è quello che da fin d'ora lo sto sperimentando, ma è veramente un ruolo di servizio, è un ministero, è il ministero dalla parola dell'animus, vuol dire farsi piccolo, e perché Gesù ha detto in parte a me che sono mite umile di cuore, io non sono venuto per essere servito ma per servire, e noi lì ci speriamo e non certamente sul invece la scia di una società dove vorrebbe invece promuovere la carriera e il potere, assolutamente no. Nella Chiesa questo non, assolutamente non dovrebbe neanche sfiorarci, ma so che tu, un cristiano, non vuoi vivere con questa fedeltà d'argento. E in questo senso noi siamo contenti, perché qualcuno è stato chiamato per questo servizio veramente autentico nella Chiesa. L'altro aspetto è certo un po' la sofferenza, quando parte uno dalla famiglia, per una missione importante, secondo una partenza, è un
un impoverimento per la nostra Chiesa in qualche modo, perché voi sapete in questo tempo non è che abbiamo straabbondanza di sacerdoti, per cui dovremmo veramente anche cercare di colmare questo vuoto veramente grande. Però ci affidiamo al Signore, è Lui che conduce la nostra storia, è Lui che ci chiama giorno per giorno a compiere questi passi, e quindi ci affidiamo a Lui. Grazie. So che è stato distribuito un po', dovremmo ringraziare il Signore. Chiedo scusa se leggo questi due appunti, perché questa è un po' l'ora critica per me. In questo mio intervento mi propongo di fare una restituzione, ma prima vorrei ricordare l'incontro con due vescovi. Ai primi di ottobre del 1987 concludevo la sessione biblica in Palestina con i teologi del seminario. Al ritorno, siamo arrivati piuttosto tardi la sera, sulla porta del mio ufficio lessi un avviso: il vescovo ti aspetta con urgenza domani mattina alle 8. Alle 8 ero in vescovado e il vescovo mi salutò sorridente, mi fece sedere e mi disse: tu sai che ad un amico non si augura l'episcopato, però adesso vai nella mia cappella, prega per un'ora e poi torna nel mio ufficio per dare insieme la risposta all'annunziatura che ha proposto la tua candidatura come vescovo di Mondovì. Sia a Roma che a Mondovì c'è fretta. Io non conosco la motivazione di quella battuta. So che Monsignor Del Monte aveva una visione alta del ministero episcopale. Soprattutto attribuito all'episcopato una grande responsabilità. E mi davo un consiglio: prima di ogni scelta importante vai in chiesa un momento. Io venni ordinato nella solennità dell'Immacolata e quest'anno ho celebrato il 29° anniversario della mia ordinazione. Vorrei ricordare un altro incontro con il nostro vescovo Marco. Quando ci incontrammo per la prima volta e parlammo della sua ordinazione episcopale, ci trovammo d'accordo nel ritenere la quarta domenica di Pasqua come la più opportuna per la sua ordinazione episcopale e per dare inizio al ministero. Come tutti sanno, la quarta domenica di Pasqua è nota come la Domenica del Buon Pastore, la Domenica Vocazionale. Ambedue abbiamo ritenuto che fosse la domenica più significativa per il passaggio del testimone, da un vescovo all'altro. La parabola del Buon Pastore viene raccontata ogni anno ed evoca immediatamente il Pastore Buono. E così la domenica quarta di Pasqua, l'11 maggio 2013, consegnavo il segno più ricco di significato per il suo ministero, il pastorale. Nel saluto a Monsignor Marco, come vescovo della Chiesa Vercellese, gli ricordavo che toccava a lui mettersi davanti al Crece come guida. E sul pastorale sono scritte due date,
quella dell'8 dicembre 1987 e quella dell'11 maggio 2013. E la consegna pastorale voleva significare per Monsignor Marco il ruolo di guida nella comunità e per me rimaneva il compito di restare in Madre Grecia per ascoltare anch'io la sua voce. Ed infine il terzo ricordo. L'8 dicembre 2012 ho celebrato i 25 anni di ministero episcopale. In quella felice occasione, il vicario generale, allora Don Cristiano, mi consegnò a nome della comunità euclidiana un anello che mi parve prezioso, soprattutto per il suo significato. Era il quarto anello che io ricevevo in dono. Il primo me l'aveva data mia mamma e non riesco a metterlo perché è troppo piccolo. Il secondo me l'ha dato Scalfaro, che fu padrino del mio ordinazione sacerdotale. Il terzo me l'ha donato Giovanni Paolo II. Il quarto, Vercelli, Don Cristiano, a nome della comunità. L'anello voleva essere un segno che ricorda il rapporto del vescovo con la Chiesa. Vuole significare che il vescovo ama la Chiesa come lo sposo ama la sua sposa. Gesù stesso, parlando dell'amore del buon pastore, usa 5 verbi che il Papa Francesco riassume in modo splendido. Il pastore deve avere l'odore delle pecore. Era un'espressione che circolava, diventata familiare. Questo è l'augurio che io, carissimo Don Cristiano, ti faccio, restituendoti a me. Questo segno ti richiama ogni giorno il rapporto di amore per la tua Chiesa di Saluzzo, che già è in attesa di vedere il tuo volto.